Indietro! Oh, perdonatemi. Credevo foste uno di loro. Era una statua del maestro Izo. Ai mongoli non è bastato uccidere mio padre. Dovevano deturpare la sua eredità. Ah, sei il figlio del maestro Izo. Mi dispiace per la sua morte. Un artista ineguagliabile. Era la sua opera migliore. Potrei restaurarla coi suoi attrezzi. Ma ci hanno portato via anche la casa. Recupererò gli attrezzi. Onoreremo la sua memoria restaurando l'opera. Grazie, signore. Troverete casa nostra in cima alla via della montagna. Vendicatelo, per favore. Lo farò. La casa del maestro. Vendata! Oh no! Ti addosso un box! Stanno usando i suoi attrezzi. Felice che siate vivo, maestro. Vostro figlio vi crede ucciso dai mongoli. Povero ragazzo. Vi porto da lui. No. Se sono vivo è perché un generale mongolo apprezza le mie opere.
I mongoli deturpano le vostre statue, distruggono la vostra eredità. Vuole che crei un capolavoro per Kublai Khan in persona. Non posso rifiutare. Raccogliete gli attrezzi e andiamo. Qual è la statua danneggiata? Il bosazzo giù in fondo. La scolpii in onore della nascita di mio figlio. Non è un granché. Lui crede di sì. Mamoru è un buon figlio, ma non ha mai avuto occhio per l'arte. Che ci crediate o no, quella statua è una delle più belle di Kushi. Kushi? Sapete quanto è grande l'impero mongolo? Direi che bramate fama e gloria. Voi no? Tutti rispettano e temono lo spettro, non è così? Io lotto per salvare la mia gente. È una fortuna non dover scegliere tra il dovere verso gli altri e verso se stessi. Di qua. Nascosto e non fate rumore. Fatemi valere! Silenzio. Dolce Mamoru. Morto difendendo la vostra arte. Distruggerei tutto pur di riaverlo. Potete solo onorarne la memoria. Siate l'uomo che lui credeva. Perdonami, figliolo.